Dottor Wisp, la trasmissione che non risolve i problemi, ma ci fa capire quando c'è un problema e cosa dobbiamo fare per curarlo. Il dottor Wisp di questa puntata è Carlo Daurizio, che ringraziamo per Grazie. essere con noi. Un fisiatra, direi uno di noi perché è uno sportivo come tutti, eh, penso, ma la maggior parte di, dei nostri telespettatori. Direttore del reparto di riabilitazione della ASL di eh, Pescara, e segretario regionale della Sinfer. Quindi dottore hai a che fare tutti i giorni praticamente con problematiche, difficoltà riabilitazioni. Oggi parliamo di una, di una patologia molto molto importante che riguarda il ginocchio, un'articolazione molto importante, molto complessa. Che cosa possiamo intanto iniziare a dire riguardo al ginocchio? Ma diciamo che come dicevi è un'articolazione eh, molto sollecitata. È una delle cause più frequenti di dolore eh, osteoarticolare, probabilmente dopo il mal di schiena. E sono interessate un po' tutte le età, come vedremo, già dall'adolescenza fino all'età più avanzata, atleti e non atleti. Ecco, questo volevo capire. Quanto lo sport incide su questa patologia, sull'insorgere di questa patologia? Sicuramente incide perché il ginocchio è un'articolazione che deve sopportare i carichi. Se noi pensiamo che durante la corsa eh, il carico aumenta eh, di, da due a tre volte quel che è il peso corporeo, certo. e va a scaricare molto sul ginocchio, quindi ci rendiamo conto di come l'impatto sia importante. Allora a questo punto andiamo subito nel problema, andiamo a capire le problematiche del dolore anteriore del ginocchio. Sì, io ho scelto questo argomento perché è tanto frequente quanto poco conosciuto. Eh, come accade per il mal di schiena dove ogni mal di schiena viene riferito all'ernia al disco ringrazio Gianni D'Areo che è il nostro regista e che ci sta proponendo sì. questi contributi del dottor D'Aurizio eh, anche nel caso del ginocchio ogni gonalgia, perché il noi si chiama gonalgia viene riferito spesso a un problema al menisco e ai legamenti Perfetto. in realtà noi spesso ci troviamo di fronte a problemi di tipo femoro rotuleo che quindi possono interessare la, la rotola, quindi che sono i rapporti della rotola con eh, il condilo femorale e eh, la tibia e che spesso danno un dolore che è spesso mal localizzato, quindi interessa la parte anteriore appunto del ginocchio e spesso è misconosciuto. Eh, quindi sotto questo nome possiamo raggruppare una serie di alterazioni morfo funzionali che spesso sono, vedete, circa il 25-34% sono responsabili delle gonalgie. In sintesi, che cosa sentiamo? Quando c'è la possibilità di una patologia? Spesso sentiamo soprattutto un fastidio, più che un dolore forte, un fastidio che in alcuni casi diventa forte e insopportabile, ad esempio quando saliamo le scale, quando camminiamo in salita o in discesa, certo. quando ci rialziamo, quando siamo stati a lungo seduti, allora in quel caso eh, il dolore diventa più acuto e preoccupante. E dobbiamo stare attenti perché solitamente oggi tutti si sottopongono a risonanza magnetica, tac, e soprattutto dopo una certa età viene fuori sempre qualche forma di meniscopatia, no? sì. aspetti degenerativi, che però spesso non sono la causa di questo dolore. Ma. Eh, questo tipo di dolore, questo tipo di problema può in qualche modo influenzare, impedire l'attività sportiva? Certamente può impedirla, eh, però dobbiamo un attimino fare un passo indietro perché abbiamo questo dolore anteriore al ginocchio. Il discorso è legato a uno squilibrio soprattutto muscolare tra il vasto mediale oblico e il vasto laterale. Sapete che il quagibis si compone di quattro capi muscolari. Il vasto medio obliquo è il più importante perché è un muscolo tonicamente attivo e fasicamente attivo e ha il compito di tenere stabilizzata la rotola. Spesso il vasto medio eh, diciamo, diventa ipovalido e la rotola subisce una sorta di traslazione, uno scivolamento laterale detto glide, oppure uno scivolamento con inclinazione laterale detto tilt rotulio laterale, oppure uno scivolamento in senso antero-posteriore. Queste situazioni cosa comportano? comportano intanto un attrito, una frizione delle cartilagini della rotola sul, sui, femori, eh, sul, sui condili femorali scusate, e sul condilo tibiale, dando luogo a quelle cosiddette contropatie, no? spesso uh -huh. riferite anche in sostanza magnetica nucleare: quindi contromalacie, contropatie di primo, secondo, terzo grado. E vanno anche spesso a infiammare il cuscinetto adiposo. Ecco, prima di lanciare poi. Quest'altra novità che è il cuscinetto adiposo. Io in una precedente puntata sulla colonna vertebrale abbiamo spiegato quanto l'attività fisica e la tonificazione sia in, siano importanti per prevenire. Anche in questo caso potrebbe essere importante mantenere una buona tonicità muscolare per prevenire problematiche relative al ginocchio? Più che la tonicità bisogna mantenere la corretta funzione muscolare. Perché allenarsi senza un obiettivo specifico può indurre ulteriori peggioramenti della situazione. Quindi l'allenamento, l'educazione deve essere mirata al riequilibrio muscolare. Bisogna saper allenare il vasto mediale obliquo e soprattutto il medio gluteo. In questi pazienti troviamo solitamente un medio gluteo ipovalido, troviamo desquilibri, quali rotula, strabismo rotuleo, retroversione del bacino una diciamo, rotazione esterna del conilo femorale, un'introtazione tibiale, tutti squilibri che vanno corretti, che spesso si associano anche a un piede piatto pronato e sono responsabili di questi malallineamenti e quindi di questi conflitti tra la rotula e le articolazioni sottostanti. Andiamo allora nello specifico perché abbiamo nominato il cuscinetto adiposo è una problematica di cui tante persone eh, mi chiedono, tanti sportivi eh, ne soffrono, molti ne soffrono o non sanno nemmeno cosa sia. Che cos'è il cuscinetto adiposo? Esatto, il cuscinetto adiposo è noto anche come corpo adiposo di offa, non è altro che un accumulo diciamo così, di, di grasso che sta sotto la rotola che ha appunto la funzione di proteggere e di ammortizzare i carichi. Ma noi ce ne rendiamo conto che c'è, oppure è a livello sottocutaneo e non lo notiamo? Ce ne rendiamo conto solo quando si infiamma, cioè quando la rotola, soprattutto l'apice rotulio che si inclina eh, anteriormente, va a irritare questo corpo adiposo, comportando l'infiammazione cosiddetta ofite. Sono quelle situazioni in cui il paziente comincia ad avere un dolore tipico particolare che possiamo vedere anche in una prossima diapositiva, dove appunto ho riassunto le caratteristiche differenziali tra il dolore dovuto all'infiammazione dell'offa e il dolore dovuto alla tendinite rotulia. Ecco, questa era la domanda, ma cuscinetto adiposo implica di per sé una difficoltà, un'infiammazione, oppure può anche stare lì e non creare nessuna problematica? crea problematiche appunto quando si infiamma e trova appunto questi sintomi che vediamo riassunti in questa slide quindi soprattutto senza decidimento di blocco articolare, di gonfiore del ginocchio un senso di pesantezza un dolore che aumenta quando saliamo le scale e quindi, anche quando corriamo quindi quando si aggrava ovviamente va ad impedire anche l'attività fisica l'allenamento quindi per tagliare la testa al toro nel momento in cui abbiamo la formazione di un cuscinetto adiposo va rimosso. No, non va rimosso, bisogna ev evitarne l'infiammazione. Perfetto. È una struttura anatomica importantissima. Quindi va adesso vedremo le tecniche che utilizziamo per eliminare questa infiammazione. Perfetto. Quindi chiedo a Gianni di procedere con le, la produzione appunto di questi di, di queste slide così le, le svisceriamo proprio avendo. Eh, sì, eh, una metodica che noi utilizziamo è quella del tape, del bendaggio, quindi, che ha l'obiettivo di riposizionare la rotola perché, come dicevo prima, la rotola spesso subisce una traslazione dovuta appunto a questo squilibrio muscolare. All'interno del quadrici, vedete, ecco, qui vediamo riassunti gli squilibri articolari: qui lo sciolamento laterale, il cosiddetto glide, il tilt laterale, la rotazione e il tilt antero-posteriore. Nella prossima diapositiva. Dovremmo vedere invece le caratteristiche cliniche che ci consentono di differenziare un'infiammazione del cuscinetto di poso, cosiddetto fat pad, dalla tendinite rotulea. Tipicamente, quando è infiammato il cuscinetto di poso, il paziente non ha dolore alla pressione sull'apice rotuleo, cosa che invece accade quando c'è la tendinite, ha dolore vedete, quando sale le scale, ha un senso di gonfiore, si sente il ginocchio gonfio. E il dolore aumenta quando andiamo in iperestensione. Questo invece non accade quando c'è la tendinite. E purtroppo spesso questa diagnosi differenziale non viene posta. Ma nella, nella differenza di diagnosi c'è una differenza importante di cura? Certamente perché eh, in, nel caso di, uno, di un cuscinetto di posa infiammato dobbiamo innanzitutto effettuare dei tape, dei bendaggi che vanno a riposizionare la rotola, dovremmo avere anche un filmato a proposito vediamo se la regia riesce, ecco vedete qui adesso andiamo a posizionare, questo è un ginocchio, è un ginocchio che ha un tilt laterale c'è cioè una rotola spostata lateralmente adesso applichiamo questo cerotto rigido con l'obiettivo di risollevare vedete adesso con l'operatore come eserce una pressione sulla rotola e quindi una trazione in senso mediale che va a ricollocare la rota in una posizione più fisiologica e in questa posizione il muscolo, il vasto mediale obliquo riesce a lavorare meglio e riusciamo a riequilibrare questo rapporto di forze tra vasto mediale e vasto laterale che è fondamentale per il recupero altrimenti il paziente continua ad avere sempre dolore e fastidio e con questo tipo di applicazione noi Risolviamo temporaneamente oppure è solo il primo di un trattamento? Risolviamo che poi temporaneamente, poi dobbiamo associare gli esercizi, quindi gli esercizi isometrici, gli esercizi a catena chiusa che possiamo vedere nelle prossime diapositive e quindi una graduale ripresa dell'attività eh, sportiva. E qui ovviamente la domanda è d'obbligo, quali sono i tempi di recupero e quando noi possiamo programmare la ripresa delle attività agonistiche? Ma guarda, se la diagnosi è precoce, si recupera abbastanza presto, basta trovare degli specialisti che eseguono questi trattamenti in modo appropriato. Quindi, io consiglio di evitare le classiche terapie fisiche, spesso poco efficaci. E in breve tempo diciamo, l'atleta può tornare ad allenarsi, ovviamente, graduando i carichi di allenamento. Certamente. Quindi questo vedete in questa slide abbiamo riassunto quello che potrebbe essere proprio un percorso eh, riabilitativo. Quindi correggiamo prima il tilt, scarichiamo con un V il corpo adiposo di off infiammato e poi è importante rinforzare prima isometricamente il vasto medio e poi esercizi a catena aperta che provvedete vanno eseguiti in un range articolare tra i 90 e i 45 gradi di flessione, e estensione, altrimenti rischiamo di. Peggiorare il danno e poi esercizi anche a catena chiusa. Possiamo dire che viene escluso qualunque tipo di intervento chirurgico per risolvere questa situazione? Assolutamente sì, in queste sindrome, femorotule l'intervento chirurgico si attua solo in caso di orusazioni recidivanti oppure di malformazioni vere e proprie, tipo la rotula magna, malformazioni a livello dei condili femorali, ma situazioni molto rare ed estreme. Solitamente l'intervento conservativo è efficace purché venga posta correttamente una diagnosi. Nel momento in cui abbiamo il problema in atto, quindi abbiamo il dolore al ginocchio, anche fatta una diagnosi, possiamo fare attività sportiva magari a ritmi ridotti? O consigliamo di sospendere completamente le attività agonistiche o comunque gli allenamenti? Se la sintomologia non è particolarmente grave, possiamo continuare un blando una blanda attività eh, di allenamento e gradualmente rincrementare i carichi. Bisogna regolarsi con la sintomatologia caso per caso. E sentire ovviamente il consiglio di quello che è il terapista, il fisiatra o la persona che, che comunque eh, ci segue. Nel ringraziare il dottor Carlo Daurizio concludiamo quest'altra puntata di Dottor Wisp. Ci cioè speriamo di aver dato un bel servizio a tutti i nostri atleti, a tutti i nostri sportivi, a tutti i nostri non sportivi. Vi salutiamo tutti e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.